Sì, io volevo chiedere all'Emilia Romagna, al metodo, quindi. Allora, prima cosa volevo chiedere che strati informativi avete utilizzato, quindi su che base avete fatto l'analisi per i vari indici, e poi per l'alveo recente, se avete usato le ortofoto o metodo automatico, e parimenti per l'alveo del 54. Funziona? No, allora, per l'alveo del 54 abbiamo preso l'IGM Gai, appunto il volo, le tavolette. Per fortuna in regione già le avevano perché il servizio geologico le aveva già informatizzate e referenziate. Per cui le abbiamo portate dentro la cartografia e abbiamo ritracciato praticamente nel 54, dove si vedeva che l'alveo era superiore ai 30 metri, abbiamo ritracciato praticamente la perimetrazione, abbiamo confrontato la perimetrazione che veniva fuori e andando anche ad interpretare quello che era, siccome avevamo già i tratti, su ogni tratto andavamo a vedere sia la differenza di ampiezza, ma andavamo a vedere anche quella che era la possibile tipologia da quello che si riusciva a vedere che c'era nel 54. Per cui lì l'abbiamo fatto. Erano, sì, esatto, erano, per fortuna, se no altrimenti sarebbe stato un grosso lavorare. Ce le siamo già trovate così, per fortuna. Per l'anno recente, sì, sui 5.200 di tratti che erano stati tipizzati, siamo riusciti a ritracciare l'alveo sulla base dei criteri del manuale per circa, direi, un 3.700 chilometri, quelli oltre, diciamo, i 7, 8, 9 metri in cui si riuscivano a vedere, grosso modo, le sponde. Sugli altri, quelli più piccoli, avevamo il tracciamento dell'asse centrale, abbiamo adottato mediamente un'ampiezza dell'alveo di 7 metri e poi sui tratti dove è stato fatto il sopralluogo in campo c'era una casellina nella scheda che indicava anche di fare una valutazione circa l'ampiezza dell'alveo per quelli molto stretti. Poi, ad esempio, tutta la valutazione dei manufatti l'abbiamo fatta o sulle CTR, sempre sull'ortofoto del 2007-2008, a seconda delle zone del territorio. Le altezze dei manufatti, quando in certe zone c'era il LIDAR, cioè un rilievo diciamo a passo molto di dettaglio, dove c'erano siamo andati a vedere la differenza fra monte e valle. Dove non c'erano abbiamo spesso fatto un'interpretazione che teneva conto, che so, dei salti dei manufatti, di quello che si riusciva insomma a percepire sul campo come quote. Come difese, allora ci sono certi tratti, alcuni che sono proprio totalmente cementati, ne avevamo già anche notizia e si vedono abbastanza bene. Certe volte, i tratti in cui ci sono delle difese, voglio dire, abbastanza lunghe all'interno dei centri cittadini, di solito si riescono a percepire. Spesso, adesso non so se le altre regioni sono messe così, però io ho usato, adesso non so se è un termine giusto, ma l'omino arancione di Google Earth, col fatto che i centri abitati c'è una ramificazione ormai di quell'omino lì, per cui spesso riuscivi sempre a prendere la strada che passava, che so, sul ponte, perché poi quelle difese lì spesso sono nei centri abitati, no? Vicino ai centri abitati, per cui praticamente andavi sul ponte con l'omino arancione, riuscivi a vedere a Montevalle, spesso riuscivi anche, oppure c'era, che so, la strada che correva vicino. Abbiamo usato in partenza anche quello lì, poi ovviamente sui tratti che sono stati rilevati, poi quello era uno degli elementi da verificare, ecco. No, per la vegetazione un conto è il taglio, per la presenza di vegetazione. Per la vegetazione, quello abbiamo semplicemente preso l'alveo, messo sulle ortofoto e siamo andati a fare un'interpretazione sia dell'ampiezza media della fascia presente, sia della lunghezza delle zone che erano, però, per cui con le ortofoto.
No, quello no, assolutamente. Molto, infatti, sia nella seconda fase, ma poi anche nella prima, a tavolino, diciamo, io ho citato 25 mesi uomo per i sopralluoghi e per la cosa, però se andassi a contare anche i mesi uomo di lavoro, anche soltanto per fare tutte le cose proprio della prima fase, anche che so, la sinuosità, l'intrecciamento, tutte queste cose qua, certe volte le abbiamo fatte un po' meno in automatico, cioè andando proprio a vedere anche, cioè piazzando lì delle sezioni e facendo delle misure, a seconda dei casi, quello che vedevamo che ci costava un po' meno impegno, ecco, come lavoro, ecco. Per i sopralluoghi noi abbiamo fatto un corso che erano 2 giorni che ci siamo messi lì su questi 11 temi avanti e indietro e 2 giorni in campo, però metà in una zona e metà l'altra, eravamo direi una quarantina almeno per il corso, sì, due o tre persone per ogni sezione, anche siamo arrivati in una sezione a 5 persone, più un po' anche la regione ci ha dato una mano a fare questa cosa qua, e anche l'autorità di bacino del Reno aveva dei tecnici e sono venuti anche loro, però non l'abbiamo fatto su tutti i 28 parametri, perché l'abbiamo fatto su 11 parametri. È una delle cose in cui c'è stata la maggiore complessità, anche proprio per cercare di spiegarla, ma anche quando ci sono arrivati i risultati, era proprio quando sul campo ritenevano che un tratto che noi avevamo battezzato, non confinato, alla fine andavano a rilevare, e lì abbiamo tribolato parecchio, perché poi da persone che fanno tutt'altro spesso la valutazione che sia confinato, che non sia confinato, non è molto facile, per cui alla fine avevamo tutte le fotografie, abbiamo ritelefonato, insomma, per cercare di questa, voglio dire, era una cosa, una delle più complesse che secondo me hanno dovuto sopportare quelli che sono andati a fare i rilievi, ecco. Perché poi in un certo numero di casi proprio erano diverse, ecco, rispetto a quello fatto a tavolino era proprio diverso quello che sembrava rilevassero sul campo. Poi anche perché per fare quello, secondo me, cioè tu giri un tratto, in realtà, anche se certe volte, che so, un tratto di 200-300 metri sarebbe sufficiente, lì per andare a fare quella valutazione lì spesso bisognava andare almeno in 2 o 3 tratti almeno e trovare delle condizioni analoghe, perché non è facile dire, cioè se tu guardi solo un tratto non è detto che sia lo stesso per tutto il tratto, che so, di 3 chilometri, ecco. Ci sono altre domande? Sì, Andrea Goltara. Grazie, Andrea Goltara, CIRF. Sempre a Spezzani. Dopo la faccio riposare, faccio domande a qualcun altro. Ha citato prima che nei casi in cui avete riscontrato maggiore incisione e maggiore restringimento e anche cambiamento tipologico, in quel caso il valore della vegetazione è risultato elevato. Però in realtà non dovrebbe essere così, nel senso, se avete avuto un passaggio, ad esempio, da un alveo canale intrecciati ad uno ristretto dove c'è vegetazione, quella vegetazione è in un posto dove non dovrebbe essere, magari anche sic, ecco, cioè, sul Reno è così, però quello è una valutazione che secondo me non rappresenta davvero lo stato, è un problema dell'indicatore oppure di come l'avete interpretato. Questa è la prima domanda. Cioè, qui lì c'è vegetazione, però non dovrebbe valere aumentare il valore dell'indice, no? Dovrebbe essere un alveo ampio, ghiaioso, eccetera, eccetera. L'altra, se avanza ancora qualche minuto, non so, sarebbe interessante magari vedere meglio che tipo di approccio, che ci avevate fatto vedere una slide veloce, avete usato per l'aggregazione, no? Da tratto a corpo idrico, perché ovviamente quello può influenzare abbastanza, insomma, il risultato finale, e capire se le varie regioni, poi le varie ARPA, l'hanno fatto in maniera omogenea, perché varrebbe la pena poi mettersi d'accordo per una metodologia unica. E l'altra domanda invece, Alessandra Santucci, sul caso quello in cui era noto, no, che l'alterazione era anteriore al 54, allora in quel caso lì forse, non lo so, varrebbe la pena magari dare una valutazione più approssimativa, ma non, cioè, attribuire un valore positivo quando si sa, insomma, che la variazione c'è stata, no? Adesso non so quali gradi di libertà siano possibili. E poi te, Martina, non so, magari forse ci sarà più tempo nel pomeriggio, ma sul tema corpi idrici fortemente modificati, se avete avuto tempo già in questa fase o pensate di farlo dopo, un'analisi di sensitività delle soglie, no?
Ovviamente anche l'attribuzione di quelle soglie lì è molto soggettiva e capire quanto in realtà poi varia il risultato finale. E poi il tema di cosa, di fatto, come avete interpretato il garantire gli usi. Quello magari se ne può parlare un po' più nel pomeriggio, perché l'uso per quello specifico utente lì, per la categoria di uso, insomma, se ne potrebbe parlare a lungo. E l'ultima, appunto, non so se se ne parlerà più nel pomeriggio, sulla parte che è passato velocemente di determinazione o meno in base a criteri tecnici ed economici, capire un po' meglio, insomma, a che punto siamo. Ma allora, per quanto riguarda la vegetazione, siccome questi tratti, noi abbiamo visto che la maggior parte delle, essenzialmente delle opere, anche delle estrazioni di inerti, sono state fatte negli anni 50, 60, 70, per cui sono passati, diciamo, spesso, da quando il fiume si è ristretto e si è inciso, sono passati anche dei 25, 30, 40 anni. Siccome si è molto inciso, le acque hanno abbandonato queste zone laterali. Per cui quando siamo andati a tracciare l'alveo, coerentemente con quanto richiede il manuale, cioè di considerare, diciamo, la zona interessata da delle portate che sono di le portate formative, cioè un anno e mezzo, due anni, è chiaro che l'alveo era tutta la parte incisa e tutto quello, quando si va a valutare la vegetazione, il manuale richiede di fare la valutazione sulle fasce, ad esempio, per tutti, mi sembra, quelli confinati, ad esempio, di 50 metri esterne all'alveo, per cui dentro quella fascia lì di 50 metri ci va anche a finire tutta la zona che so che 30-40 anni fa è stata abbandonata. In tutti questi anni spesso si sono create delle vegetazioni, ma neanche cespugliate, diciamo, anche della vegetazione rigogliosa, per cui noi abbiamo rispettato il metodo e l'abbiamo fatto anche su queste fasce qua, ecco. La seconda era capire meglio come avete aggregato da tratto a corpo idrico, però c'era una slide, magari ci sarà tempo nel pomeriggio di rivederla. Noi, siccome i corpi idrici erano stati fatti precedentemente, quando sono stati fatti i piani di gestione, e erano stati valutati, diciamo, con altri criteri. Adesso abbiamo fatto i tratti che sono quelli, i tratti morfologici sono proprio, cioè dipendono solo dagli aspetti morfologici, per cui noi non abbiamo fatto altro che sovrapporre, spesso ci sono sempre anche dei tratti a cavallo, non è che abbiamo cercato di fermarli dove chiudono i corpi idrici. Ma lo dici per i fortemente modificati? Ma quello perché se il tratto fortemente modificato era inferiore a 3 km, adesso c'erano 6 casi lì, cioè i casi sono siccome è inferiore, o ci sono degli altri tratti vicino per delle caratteristiche diverse, per cui complessivamente se tu fai diciamo la media pesata sul corpo idrico ti viene superiore, cioè ti vengono rispettati appunto i criteri, per cui che sono un IQM minore di 0,5, però su tutto l'intero corpo idrico, a quel punto lo dichiari fortemente modificato. Oppure il caso in cui, cosa c'era quello lì? Oppure in alcuni casi in cui ad esempio è che so, totalmente cementato o addirittura tombinato, anche se era inferiore ai 3 km, abbiamo deciso ugualmente che quello aveva le caratteristiche per essere un corpo idrico a parte. Se sono superiori a 3 km, se il tratto a monte e a valle, per cui c'è una differenza rispetto al corpo idrico, però il tratto a monte e valle è di dimensioni limitate, a quel punto, anche perché solitamente facendo appunto le medie pesate gli indici continuano a essere tipici appunto del corpo idrico, per cui si diventa corpo idrico. Se avevamo un tratto che so di 20 km, un tratto in mezzo di 4 km che era fortemente modificato, c'è una ventina di casi di questo tipo, pensiamo
per adesso non l'è ancora, però pensiamo col prossimo piano di tutela di considerare quei 4 km come nuovo corpo idrico e di lasciare e di creare altri due eventualmente corpi idrici a Montevalle che non sono fortemente modificati, ecco, questo. Scusami, volevo fare una puntualizzazione. Io sono Sara Pavan, AIPO, e volevo fare una puntualizzazione secondo me rispetto alla domanda che aveva fatto Andrea Goltara per quanto riguarda la considerazione della fascia di vegetazione perifluviale nel caso di fiume inciso. Il fatto che questa fascia di vegetazione non debba esserci, però adesso c'è, cioè il fatto che il fiume si sia inciso e quindi adesso diciamo, questo viene tenuto conto negli indicatori di variazione, però secondo me il problema è un altro: se il fiume si è molto inciso e questa fascia di vegetazione c'è, però è molto in alto rispetto al fiume, forse non è funzionale e quindi comunque non deve essere considerata negli indicatori F11 ed F12. Cioè, avete valutato il fatto se è rimasta in connessione con i processi idraulici e morfologici e quindi se è rimasta una fascia funzionale oppure se è rimasta, cioè, oppure se c'è questa fascia di vegetazione ma è sconnessa dal fiume? Eventualmente poi posso aggiungere qualcosa io. Ma allora se vuoi rispondere tu direttamente. Ma, diciamo, se si entra nei meriti dell'applicazione, più che dell'applicazione che ne hanno fatto loro, ma dell'uso proprio dell'indicatore. Allora, diciamo, intanto sì, diciamo, sono d'accordo con te, nel senso che se un alveo si è modificato ed è passato da canali intrecciati a canale singolo, quello si valuta nelle variazioni, mentre diciamo, nella funzionalità, quindi nell'indicatore F12, F13, può essere anche un aspetto, diciamo così, tra virgolette, positivo. Questo era proprio nella filosofia dello sviluppo dell'IQM, cioè di separare magari anche i vari aspetti della valutazione proprio per poter fare delle valutazioni indipendenti. Quindi una variazione può essere per alcuni aspetti negativa, ma per altre potrebbe anche portare a degli incrementi di funzionalità. Su quest'ultimo punto invece direi che questo è più un aspetto che riguarda l'indicatore piana inondabile, cioè la disconnessione. Ecco perché qui entra realmente in gioco la differenza tra piana inondabile e fascia perifluviale. Cioè la fascia perifluviale può esserci ancora, non può non essere piana inondabile, quindi nell'indicatore F2, come un caso che dici te, non si considera come piana inondabile. Però diciamo, il grado di connessione della vegetazione rispetto ai processi fluviali, ricordiamoci, noi lo intendiamo rispetto a entrambi i processi, cioè sia inondazione ma anche erosione. Quindi seppure diciamo, si trova su una superficie nettamente più alta rispetto all'alveo attuale, ma è erodibile, diciamo, quello che noi andiamo a vedere è se la vegetazione è funzionale rispetto ai processi geomorfologici, quindi comunque è un legname che può essere reclutato, diciamo, per il trasporto di legname, e quindi va bene uguale. Però il fatto che non sia connesso idraulicamente, questo poi lo vediamo nell'F2. Ok, quindi non so se ho risposto. Diciamo, quindi, tornando al punto che ponevi te, Andrea, che è un punto sicuramente rilevante, diciamo, è vero, cioè un alveo a canali intrecciati inizialmente era più largo, però magari non aveva vegetazione perifluviale, perché a sua volta chi ci dice che quell'alveo a canali intrecciati era un alveo naturale? Cioè, questo è un altro discorso, d'accordo, però può essere che in quel momento non aveva una fascia di vegetazione perifluviale, perché c'era un uso del suolo molto, molto intensivo sui lati del fiume, perché c'era un taglio di vegetazione da parte dei frontisti e così via, tutta una serie di fattori antropici. Per cui il fatto che l'alveo riduca la sua larghezza e diventa un canale singolo, diciamo, dal punto di vista delle variazioni lo andiamo certamente, diciamo così, a penalizzare, perché è sintomo di una variazione, di un'alterazione
diciamo legato in qualche modo a dei fattori antropici, però dal punto di vista della cioè come giustamente diceva Spezzali, vediamo anche l'aspetto positivo in questa negatività, cioè ci sono anche dei fattori diciamo di variazione che hanno magari portato a un miglioramento di alcune funzionalità del corso d'acqua. Sì. Hai aumentato la diversità, ma deve valere tutto. Però comunque nei casi che meno attualmente sono poi sempre come dice Sara Favanti, cioè in realtà è vegetazione però molto stabile e quindi strutturalmente dovrebbe valere meno. Cioè, sia dal punto di vista della connessione idraulica che morfologica, spesso è una vegetazione molto più bella. Meno più sconnessa sulla dinamica del corso d'acqua. Sì. Se è disconnessa, diciamo in qualche modo quello si valuta nell'F2, cioè diciamo chiaramente è impossibile fare delle valutazioni diciamo anche sulla connessione e disconnessione della vegetazione, cioè se è disconnessa idraulicamente quello si valuta nell'F2, ma se è ancora a disposizione diciamo potenziale, cioè può entrare in alveo per fenomeni di erosione, diciamo questo è già un elemento sufficiente per poterla considerare connessa, ecco. Volevi aggiungere qualcosa? No, sempre legato a questo aspetto della vegetazione, Massimo ha accennato al fatto prima era magari a canali intrecciati, aveva meno vegetazione, ma al di là del fatto che magari avesse meno vegetazione per un diverso uso del suolo, un altro aspetto che dobbiamo sempre tenere presente è nel nostro stato di riferimento, cioè nell'IQM, non c'è una morfologia di riferimento. Quindi anche questo noi dobbiamo accettare e aver ben presente come diciamo come punto importante, nel senso che non è che dobbiamo necessariamente penalizzare una morfologia attuale, cioè una morfologia diversa che abbiamo attualmente può avere semplicemente una funzionalità, una caratteristiche diverse naturalmente quella vegetazione in più che ha rispetto a una morfologia che aveva una larghezza decisamente più ampia diventa un aspetto positivo. In altre parole sto dicendo il ragionamento di può sembrare strano il fatto di andare a non penalizzare quella perdita di area su cui è cresciuta vegetazione se noi ragionassimo col fatto che il tutto è guidato da una morfologia di riferimento, ma nell'IQM in realtà lo stato di riferimento non è una morfologia di riferimento, ma sono una serie di diciamo di aspetti di funzionalità, di artificialità e di mancanza, di assenza di variazioni morfologiche, quindi di instabilità dell'alveo. Come? Ma non come condizione di riferimento. Vabbè, speravo di aver chiarito un po' il discorso, cioè mi sembra che il tuo punto di partenza fosse come che non andasse molto bene premiare quella nuova vegetazione, mi sbaglio? Era un po' questo il tuo punto? Se tu riqualifichi morfologicamente non devi punire il fatto che hai perso. È vero che lo premi in un altro senso, però non vedi molto di premiare. Cioè tu dici se tu ricrei un canale intrecciati, dici da una parte, però, cioè se tu ricrei un canale intrecciati, però poi al di fuori del canale intrecciati gli ricrei anche una fascia di vegetazione, hai guadagnato nell'uno e nell'altro, ma se ricrei un canale intrecciati e perdi tutta la vegetazione, da una parte potresti guadagnare, dall'altra potresti perdere. Lo premio e lì ti dicono no, se comunque recuperi la dinamica morfologica lo devi premiare anche se perdi la per dire
farmaco diminuito di nettaro. Sì, sì. No, questo ragionamento è giustissimo da sottolineare e non è per nulla, voglio dire, così scontato. In pratica fa emergere il fatto che noi spesso abbiamo premiato, abbiamo valorizzato da un punto di vista della vegetazione aree che sono in realtà artificiali da un punto di vista della crescita di quella vegetazione, no? Quindi giustamente non... dobbiamo riconoscere questo aspetto, insomma, di non voler necessariamente preservare aree che anche da un punto di vista vegetazionale in realtà sono artificiali, perché in realtà sono state semplicemente la conseguenza di una modificazione, per esempio, morfologica. Sì, microfono. In realtà non sono artificiali, per me non sono artificiali, cioè sono semplicemente vegetazione che è andata a collocarsi su una porzione che prima era alveo. Per me non è artificiale. Comunque, ma ci si potrebbe ragionare per molto tempo su questo. Sì, ma secondo me il problema è che adesso stiamo esaminando come sta il corso d'acqua, cioè stiamo verificando lo stato. Poi quando dovremmo andare a dare la cura, quindi per riqualificarlo, cosa facciamo? Riattiviamo i processi, riattiviamo la funzionalità o ricostruiamo la vegetazione, si definiranno criteri di gestione che privilegeranno la riattivazione dei processi e della funzionalità. Adesso stiamo dicendo come sta e quindi valuto tutti i parametri possibili. Ma quello sarà in un secondo momento. Adesso hanno pesato tutti i parametri, sono stati tutti pesati. Non penso che la vegetazione, le variazioni o la presenza di opere, sì, sì, abbiano pesi uguali, no? Sono stati pesati tutti in ragione della loro importanza. Quindi secondo me questo problema ce lo porremo nel momento in cui andremo a capire come riqualificare i corsi d'acqua, però è un altro ordine di ragionamento. Sì, sì, sono perfettamente d'accordo con questo punto. Cioè la decisione delle misure da adottare richiede una serie di ragionamenti, di scelte, che non è che l'IQM magicamente risolve tutti i problemi, quindi diciamo giustamente uno strumento che fornisce una valutazione, e poi dopo dobbiamo anche prendere delle decisioni e capire cosa si va a perdere e cosa si va a guadagnare con determinate scelte. Sì, c'era, sì, Martina risponde sulla parte di fortemente modificati. Mi sembra che c'era già un'osservazione da rispondere o... Sì, per quanto riguarda l'analisi di sensitività, l'abbiamo comunque fatta per l'IQM quando abbiamo fissato le soglie tra sufficiente, pessimo e scadente. Abbiamo ritenuto che un corpo idrico fortemente modificato non potesse che essere nelle ultime due classi, proprio per sua natura. Quindi più o meno l'abbiamo fatto quel test. Poi è chiaro che aspettiamo i risultati dell'applicazione per capire quali sono magari... come si collocano tra le diverse classi, le diverse tipologie, quindi questo aspettiamo. Per quanto riguarda la parte seconda della procedura di identificazione, quindi la parte di designazione, questa qui è in fase di analisi da parte dei lavori del tavolo ministeriale, non è parte del decreto al momento, perché il decreto riguarda solo l'identificazione. E chiaramente noi su questa parte vogliamo dare un supporto soprattutto per l'analisi tecnica, cioè dare uno strumento per valutare quali sono gli effetti degli scenari di riqualificazione che noi andiamo a valutare. La tendenza del Ministero al momento è variata, sta shiftando verso il cosiddetto metodo Praga, quindi l'analisi di tutte le misure possibili da attuare nel corso d'acqua per riqualificarlo. Quindi, appunto, come dicevo, è molto importante dare gli strumenti per effettuare queste valutazioni. Per quanto riguarda che cosa vuol dire garantire l'uso legittimo, ci sono state discussioni su discussioni, però diciamo che l'interpretazione nostra e del Ministero al momento è garantire l'uso riconosciuto legittimo a livello sociale, quindi dal tavolo e non dal singolo utente, altrimenti sarebbe far west proprio. Quindi questo è quanto. Ci auguriamo che si avviino presto, che siano più resi più pubblici i lavori di questo tavolo per la parte seconda, perché è il cuore di tutta la procedura, ovviamente.